Ciao a tutti, il presidente Bandecchi è compatibile tra la carica di presidente della Ternana e di sindaco della città di Terni perché sostanzialmente ha sanato l'incompatibilità dando la carica di presidente della Ternana a Paolo Tagliavento, poi si è tolto anche dalla carica di presidente del Consiglio dell'Unicusano. Per avere più tempo ovviamente da dedicare alla città, al suo partito e per evitare qualsiasi problema di incompatibilità. Per cui il consiglio di ieri, il primo consiglio comunale, ha approvato diciamo, la compatibilità del presidente, dell'ex presidente del sindaco Bandecchi. Per il resto, per quanto riguarda le ultime novità in casa Ternana, a brevissimo avremo l'ufficialità del tecnico Aurelio Andreazzoli, per cui c'è già la coppia di lavoro Andreazzoli-Leone e Tagliavento alla guida, per cui staremo a vedere quello che succederà. Certo è che la Ternana si sta muovendo in sede di calciomercato, facendo un calciomercato che è stato definito green, cioè riduzione dei costi con ampio inserimento di giovani, e speriamo che vengano presi giovani di ottima prospettiva che possano essere utili ed efficaci nella causa rossoverde, per cui non ci resta altro che aspettare sostanzialmente quello che accadrà in questi giorni, sapendo che da luglio inizierà il ritiro della Ternana all'Utella Corte di Cascia e con le due sostanzialmente date d'esordio già prestabilite, il 12 agosto la Coppa Italia contro la Salernitana a Salerno e il 19 agosto la prima giornata di Serie B, staremo a vedere se in casa o in trasferta, per cui non ci resta altro che aspettare tutte le novità in questi giorni.